Salve a tutti, benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare. Oggi parliamo del mulinetto ergonomico della Prima. Ce l'avete chiesto in tanti e quindi mi sembrava doveroso farvi anche un piccolo tutorial su questo magnifico mulinetto. Vediamo subito. Il mulinetto vi arriva in una comoda confezione dove all'interno troveremo il mulinetto e il manuale di istruzioni. All'interno di questo manuale di istruzioni vi è anche una cosa molto molto importante che vi voglio far vedere subito, perché la parte proprio basilare di questo mulinetto, l'utilizzo dei vari filati che possono andare attraverso questo mulinetto, e sono con i ferri, tutto ciò che si lavora con i ferri 2, 4 e mezzo. Il filo deve essere un filo lineare, non deve essere esageratamente, utilizziamo questo termine, peloso, perché potrebbe creare problemi all'interno degli aghi. Ma vediamo il mulinetto come si presenta. Nella base, come vedete qui, vi sono 4 aghi con le varie linguette, un coperchio in plexiglass molto ampio, quindi anche per poterci lavorare all'interno, movimentare, fare piccoli movimenti che servono per i vari utilizzi del tricottino. Questo che vedete qui è un tendifilo, cioè quindi vuol dire che qui all'interno passerà il filo, poi vi farò vedere bene come. Questo qui sotto è un pesetto che adesso vi staccherò, eccolo qui. Ed è il peso che serve per tirare, tendere giustamente il lavoro nel momento della creazione. E vi è questa particolarità. Come vedete, questa parte si svita e serve per applicarla. Inserite qui dentro il vostro tavolo e lo potete applicare in questo modo e quindi lavorare in modo più agevole. Io non lo farò perché altrimenti dovrei cambiare un sacco di inquadrature, quindi lo facciamo direttamente all'interno, tanto lo capiamo lo stesso. Allora, vediamo subito l'utilizzo. In questo caso noi prendiamo il nostro chuck e vediamo come dover infilare il tutto. Allora, inseriamo all'interno qui il filo. Poi lo facciamo cadere all'interno del buco. Vi potete aiutare anche con un ago che è molto più semplice, però come vedete io già l'ho preso all'interno qua sotto. E la prima cosa che faccio, inserisco all'interno del pesetto e creo un semplice nodo. Eccolo qui. Quando abbiamo fatto questa operazione, reinseriamo nuovamente qui all'interno, apriamo le linguette degli aghi. Gli aghi devono avere tutte le linguette aperte, come in questo caso, e giriamo il nostro lavoro. Lo facciamo prendere nel primo ago, il secondo lo saltiamo. Avete l'accortezza di tenerlo sempre in tensione il filo, cioè più tendete il filo più il lavoro uscirà regolare. Quindi il primo l'abbiamo preso e si è chiusa la linguetta, il secondo non lo prendiamo, il terzo lo prendiamo, il quarto lo saltiamo e proseguiamo in questa maniera. Quando abbiamo preso il primo, ora facciamo lavorare tutti gli aghi in questo modo, così, lo vedete bene, e così. Se notate, la linguettina del lago risale su. Questo è importante perché questo fa in modo che si possa creare il nostro tricottino. Vedete, io adesso giro piano per farvelo vedere bene. Ogni tanto tendete da sotto il filo e proseguite in questo modo.
Quando poi siete arrivati da questa parte qui, in poche parole il nostro tricottino è già uscito un bel pezzo, vi faccio vedere questa cosa che è stata proprio studiata per questo. Allora, tagliamo il nostro filo in questo modo. Se siete bravi non lo fate scappare. Prendiamo qui, tiriamo e lo fate entrare all'interno di una di queste quattro fenditure. Nel momento in cui poi riprendiamo il nostro lavoro, non facciamo scappare nulla, ecco qua, riprendiamo il nostro lavoro, il nostro tricottino scenderà nuovamente. Al momento che avete finito il vostro lavoro, semplicemente tagliate il filo, procedete e il lavoro, il vostro piccolo tricottino uscirà fuori all'interno. Eccolo qui, perfetto. Staccate il vostro pesetto, qui potete metterci i punti giustamente per finirlo. Vi voglio far vedere una cosa. Questo è il risultato che noi abbiamo avuto con il nostro chuck in questo modo qua. Ora vi faccio vedere un altro risultato. Allora, questo è il nostro chuck e ho voluto provare anche con l'Iggy. Vi faccio vedere una differenza. Eccolo qui. Allora, come vedete, il chuck, essendo una lana, esce un cordino molto più pieno, gonfio, mentre l'Iggy, essendo un cotone ben ritorto, uscirà un cordino molto più vuoto. Fate anche molta attenzione a questo. Va benissimo, quindi anche per questo tutorial è tutto. Io spero che vi sia piaciuto questo velocissimo tutorial per il nostro tricottino e sicuramente ci vediamo alla prossima. Ciao!